L'ex piscina Coni di Crotone vuole tornare ai fasti del passato. Situata presso il lungomare cittadino, la struttura che ha visto nascere l'arraninante Sluccio Uditore sarà battuta per fare posto ad una nuova struttura con ampie vetrate, in modo che le attività potranno essere ammirate anche dall'esterno e far entrare aria d'estate. A presentare l'iniziativa il sindaco di Crotone, l'assessore alle attività produttive Luca Bossi, la sovrintendente Stefania Argenti e il team dei progettisti capitanato dall'architetto Domenico Esposito di 77. Un punto importante questo per una struttura identitaria che ha fatto la storia della città di Crotone. Abbiamo completato la fase della progettazione esecutiva grazie ai fondi ottenuti con Italia City Branding dall'amministrazione Voce e presto nascerà questo progetto che è della città, per la città, che rappresenta in tutto e per tutto un'identità proprio della nostra città. Una struttura all'avanguardia, innovativa, di 33 metri, con una vasca da 33 metri per ospitare competizioni di pallanuoto, che auspichiamo possa vedere l'inizio dei lavori inizio 2024. Sarà pubblicato un bando di gestione? Sì, successivamente alla realizzazione sì. Così come fatto anche con le altre strutture sportive. È stato sottoscritto con la Capitaneria di Porto il documento che ha consegnato al Comune di Crotone l'area demaniale marittima, che vedrà l'attuazione, grazie ai fondi di CIS Calabria, per 6 milioni di euro, di cui l'ente è risultato beneficiario grazie al lavoro svolto dalla struttura preposta e ai programmi complessi. Il proprio contributo, no? Io vedo le cose da un punto di vista che è quello della tutela del contesto, della tutela paesaggistica, e potete vedere che è una struttura che in qualche modo rievoca un edificio aperto, perché è molto leggero, è molto trasparente, allo stesso tempo è funzionale perché ha degli standard che sono precisi, la normativa è molto precisa, quindi dovevano essere garantiti. Dall'altra si sposa con il contesto. Se voi vedete, io ho insistito moltissimo che si studiasse anche la piazza limitrofa, il circolo nautico, perché c'erano degli spunti che dovevano essere ripresi e così è stato fatto. Quindi c'è una certa continuità e quindi vi posso garantire che il livello è alto, è un'architettura, una bella architettura che contribuirà a restituire una parte di città in modo veramente dignitoso e anche di livello. Questa piscina dunque ritorna ai suoi vecchi splendori? Ma tornerà ai suoi vecchi splendori se avremo atleti all'altezza dei vecchi splendori. Sicuramente è una struttura sportiva che apre a Crotone, un impianto nuovo, un'opportunità in più per i nostri giovani per fare attività sana. E riapre anche per volontà, diciamo, popolare, perché piuttosto che l'abbattimento alcuni proponevano legittimamente l'abbattimento per una grande piazza sul mare, ma al momento abbiamo bisogno di impianti sportivi. Mi auguro che si possa anche recuperare la piscina della provincia, perché un impianto nuotatorio ha dei costi esosi, costi notevoli. Dico per fortuna che quasi quasi quella olimpionica non basta più, quindi ben venga questa piscina ex Coni. Se si riuscisse anche tramite i contributi del Dipartimento per lo Sport, proprio per la gestione degli impianti natatori e degli impianti sportivi, sarebbe una cosa bella. È chiaro che, considerati i costi, il Comune ha colto una bella sfida, si è preso un bell'onere, un bell'impegno nel fare questo recupero. Lei conosce bene quella piscina già dai tempi della Luccio Auditore? Non dico che ci siamo nati, ma quasi. Io l'ho vista crescere, l'ho vista in opera, perché abitavo di fronte e l'ho vista costruire, insomma, dalle fondamenta al primo tuffo in vasca. Perciò diciamo che ci sono nati. Era una piscina che andava alla grande ed era gestita interamente dall'amministrazione comunale. Noi società, noi facciamo il nostro sport. Facciamo anche dei corsi di nuoto che il provento andava nelle casse delle varie società per fare le trasferte di nuoto, di pallanuoto e viceversa. Ma il punto è uno, lì quella piscina dovrebbe essere restaurata con una vasca da 33 metri. Da 33 metri per essere omologata per le gare nazionali di nuoto e pallanuoto. Sì, ce n'è un'altra da 50 metri dove
è omologato e tutto, però smistando le partite di pallanuoto dalla piscina olimpionica, riportarle, ribaltarle nella ex piscina Coni, si vedrebbe lo spettacolo di una volta, quando la gente camminava in via Cristoforo Colombo, entrava e si vedeva le gare di nuoto, di pallanuoto, e tutti erano felici e contenti e seguivano gli allenamenti degli atleti, non che adesso sono rilegati in fondo lì a Tufolo, dove è la piscina da 50 metri, dove è un peccato non poter andarci volentieri a assistere a un incontro di pallanuoto, perché non c'è nemmeno lo spazio, non ci sono tribune, non c'è niente, è una cosa indecente, insomma.